Cara Ornella, come stai? Hai trovato la badante che ti rolla le canne? Hai sentito? È tornata la Silvia Romano e per accoglierla un sacco di italiani le hanno fatto il saluto romano. A me spiace mortalmente che tu ti sia offesa quando io ho detto che per me era la più grande cantante francese del mondo. Cazzo, non ti capisco. Comunque ora credo anch'io ai marziani. Anche tu lo so, me lo ricordo. È tanto che voglio dirti questa cosa. Quando qualcuno mi chiede se io in passato mi facessi le pere, io devo dire la verità. No, non me le faccio. Mai fatte. Però non convinti della mia risposta. E mi chiedono se bevo o bevevo. E devo dire la verità. Per lunghi momenti ricado nella sobrietà, ma grazie al cielo partecipo alle riunioni degli alcolisti anomali. Gente fragile come me, che ciclicamente cade nella sobrietà. Volevi portarmi in Ohio quest'estate, te lo ricordi? Quando ancora ci volevamo del bene. Ma non ci andremo. Ma non per il Covid, no, non mi piace l'Ohio. È piena di aziende e industrie, ma è povera di consonanti. Il mio vecchio maglione si è infeltrito, Ornella. Un po' come me. Ha cominciato a offendere i calzini e le mutande fatte in Cina. Era bello stare con te, Ornella. Era tanto bello. Spesso rimanevamo attoniti. Tutto ci rendeva così, attoniti appunto. Guardavamo il tramonto, il crepuscolo, l'alba, la pioggerellina marzolina, i monsoni, il sorgere del sole, la nascita della rugiada che colava delle foglioline, l'accoppiarsi delle balene e tutto nello stesso momento. E avevamo ben donde a rimanere attoniti. Drogarci ci aiutava quel tantinino, Ornella. Era la prima volta nella mia vita che mi drogavo con una donna. E con voi di solito si fanno altre cose, no? Vi spieghiamo i film appena visti assieme. E poi si scopa. Poi si fa l'amore. Fammi le cose, un massaggino. E dopo per arrivare il tram tram quotidiano si riscopa. E poi i progetti di vita. Dipingiamo la cameretta del futuro bebè con colori gioiosi ma tenui. Ocra, magnolia. Vi amiamo, vi tradiamo. Vi detestiamo, ma drogarsi non molto, solo quelli drogati. Che se ne dica è una minoranza. Ricordi? A te la droga tirava fuori una mascolinità latente, repressa, e a me anche. Quando dicevo queste cose tu mi trovavi interessante. E io trovo interessante il fatto che tu mi trovassi interessante. Ma è l'amore il traino di tutto. O è la salute. Il mio medico era una dottoressa, aveva la doppia laurea. Lei o loro mi sconsigliarono di fumare. Diceva che la salute è tutto. E che avrei dovuto sostituire le sigarette con le mele. Io ai dottori non li cago mai, mai cagati. Ma le donne sì, sempre. Cominciai a fare come mi suggerì e si rivelò una merda, un disastro. Cioè non è semplice girare con 40 mele, ti sfondano i cappotti, è difficile accenderle, lo so, fumare fa male. Ma ci sono cose peggiori, Ornella, tipo non avere più notizie, non sentire più un tuo LP.